E allora eccoci qui per la consueta rubrica Fa la cosa giusta con Giovanna Rossiello. Giovanna, qual è la cosa giusta da fare ora? Intercettare il camper che sta girando per l'Italia, geni a bordo. E adesso Io ci provo, vado a intercettarlo. Eh sì, perché su questo camper ci sono due giornalisti, due divulgatori che cercano di spiegare, intercettare, far amare alla scienza, alle biotecnologie, la genetica ai ragazzi con un linguaggio loro. Viaggia con la scuola il camper della scienza e noi siamo andati a seguire la prima lezione a Firenze. Vediamo com'è andata con Andrea Marotta. Un approccio diverso alle scienze, in genere è sempre una lezione molto più frontale, invece così ti fa capire che riguarda molto di più anche la vita di tutti i giorni. Divulgare la scienza, quel Luna Park chiamato genetica, per trasformarlo in una possibile occasione di lavoro. Progetto Geni a Bordo, un tour in camper lungo 9 città, partendo da Firenze, incontrando gli studenti degli istituti superiori, 2000 in tutto, passando per Padova e Verona fino a Modena. Più che altro è una bella prospettiva, c'è un monte di richiesta e poi insomma era anche forte, era divertente anche da sentire. Esperimenti dal vivo, filmati, interattività, la scienza diventa pop attraverso il DNA, le rivelazioni sul nostro patrimonio genetico, dalle malattie ereditarie fino all'intreccio delle discendenze intrigano gli studenti del professionale Da Vinci e dei licei fiorentini Gramsci e Galilei. Il rischio possibile è quello di banalizzare, come lo evitate? Non c'è bisogno di andare in profondità più di tanto e di inoltrarsi nei dettagli tecnici, ma si può tranquillamente spiegare una cosa e raccontarla conoscendola bene, avendola interiorizzata e trasformandola in una storia.